Bergamini, difficile da digerire questa sconfitta, come la prende e soprattutto una giornata da dimenticare. Per il tempo. Anche per quello. No, è una partita che io pensavo di vincere 3-1 e invece l'abbiamo persa 3-1. È una sconfitta che non ci voleva, che ci mette in difficoltà, soprattutto perché io non mi appello a episodi, eccetera, perché le cose succedono perché magari te le meriti anche se non hai la testa, diciamo, per... E poi rincorrere i propri errori è sempre difficile, voglio dire, perché noi dobbiamo piangere, fra virgolette, sui nostri errori, non sulle qualità dell'avversario, che secondo me non era superiore a noi. È una sconfitta che fa riflettere, è una sconfitta che ci mette veramente in difficoltà. Io credo che, al di là, diciamo, della generosità che ho visto in campo nel secondo tempo, la generosità non è sufficiente quando, diciamo, devi rimediare a qualcosa che hai provocato tu stesso. Intanto anche dopo un minuto del secondo tempo prendere il secondo gol chiaramente ti mette, diciamo, in una situazione che anche moralmente, nonostante, ripeto, la generosità che ci hanno messo, non è bastato. E bene, prendiamo atto di questa situazione. Sì, dalle sue parole traspare un giudizio piuttosto severo, ma nei confronti di chi? Ma io non mi riferisco a qualcuno in particolare, io vedo la partita e la analizzo oggettivamente, perché effettivamente, diciamo, quello che ho visto in campo è la generalità dei ragazzi, ho visto degli errori che ci sono stati fatali e dopo evidentemente anche l'avversario trova l'entusiasmo in più che nel primo tempo, diciamo, la prima mezz'ora, se anziché una semplice superiorità territoriale avessimo anche concretizzato, penso che l'avremmo messo sotto e ritengo che il 3-1 doveva venire a nostro favore. Ecco, voglio dire, insisto ancora, perché non l'abbiamo mai sentita parlare in questo modo, evidentemente lei si sta riferendo a qualcosa, a qualche schema, a qualche giocatore, non si attacca agli episodi, ha detto. No, no, perché gli episodi sono... Quindi a cosa si attacca? Non so dire se può essere una frenesia, se può essere... che ne so, un nervosismo, eccetera. Certamente abbiamo affrontato questa partita con, secondo me, con la determinazione, però man mano che passa il tempo, diciamo, deve mantenere, diciamo, quell'equilibrio che in qualche modo ho visto che in certi momenti abbiamo perso, perché sicuramente, ripeto, la generosità che abbiamo avuto e che penso sia apprezzabile non è bastata per rincorrere i propri errori. Lei è preoccupato? Mi sembra che è normale essere preoccupati. Lo sono. Soprattutto per la classifica. Ma non l'ho vista, ma penso che non abbiamo guadagnato punti. La società come pensa di reagire? La società non sono solo io, pertanto... non c'è niente da decidere. Ma sicuramente saranno in vista nuovi acquisti per il mercato invernale. Speriamo che venga la neve, allora sappiamo che è arrivato anche l'inverno. Va bene, non si vuole sbilanciare più di tanto, però di sicuro non è contento, ma soprattutto è severo nei confronti della squadra. Sì, mi sembra giusto, cioè quando, quando va, come dire... Io ho visto i giocatori anche in altre situazioni che li ho ringraziati per quello che hanno fatto, li ringrazio anche oggi, però mi dispiace che l'impegno non sia bastato e che è mancato qualcosa che sicuramente bisogna riflettere sulle cose che sono mancate oggi.